alla fine abbiamo qualcosa in comune, perché anche noi siamo dei preganti, i sindaci, gli amministratori, quindi oggi chi fa questo lavoro fa proprio per passione, sacrificando in qualche modo anche le famiglie. Beh, il fianco quello sempre che la magistratura in questi casi va sempre a trovare il cammino, cerca di fare il suo dovere, ma perché poi quando uno ha la coscienza pulita alla fine esce tutto fuori. Ho anche l'onere e l'onore di portare anche i saluti degli altri sindaci che sono assenti, il sindaco Cantaporta, la città di Ariano, che è anche presidente della provincia, quindi immaginerete che ci sono una serie di incombenze in questo periodo, del sindaco di Fiumeri, che tra l'altro vi faccio in bocca al lupo perché a breve si voterà, si andrà alle elezioni nella bella cittadina di Fiumeri. Saluto naturalmente tutti gli amici, partendo dal presidente, il quale diceva prima, insomma, io l'anno scorso non sono passato a salutare anche perché così saresti venuto a Roma, a salutare, meglio così ho fatto, venendo a Roma. Che dire, grazie a Annalita ancora una volta per averci coinvolti. Naturalmente io non sono abituato a prendermi i benefici degli altri senza vantarmi. Io devo sempre ringraziare Gianni Cirignano, che io sono un assessore che da anni ormai segue la Dialogo in Festival, lo ha sempre peronato con forza nonostante le tante difficoltà amministrative che ci sono nei piccoli comuni, e quindi ha sempre con forza voluto essere presente, c'è un legame in particolare perché anche con Annalita. E poi in questi anni abbiamo fatto altro per conoscere questi splendidi personaggi che si sono poi avvicendati nel tempo, e quindi per noi è stato un momento di conoscenza, di crescita. Dico, per caso mio, dicevo prima al presidente, per me rimane sempre un mito che sono cresciuto con i film, con i suoi film, quindi ti abbiamo rovinato. Spezzato praticamente. Per sbagliato prima di venire per evitare. Sei un sindaco moderno, bravo. Soprattutto sei qui. Sì, no, ci prendiamo in modo particolare. Si è creata insomma questa sintonia, quindi io spero che quest'anno insomma le cose vadano sempre meglio, faccio anch'io in bocca al lupo alla Annalita, perché questa cosa diventi da mondo per tutti quanti i giovani. Spero anch'io che insomma la politica dia delle risposte serie. Quello che noi prima attraversavamo Cine Città, non vi dico che c'era un velo di malinconia in tutti noi, è strano, c'era un richiamo di malinconia in quella, Gianni mi ha preso allo scolare e per caso siamo scesi in un momento di malinconia, però diciamo c'è tutto. Esatto, vabbè, comunque le cose. E poi ecco.